quello che serve del cervello, quello che è stato visto, tre porzioni, la parte frontale, la parte limbica e la parte del tronco, che ci avrebbe permesso il passaggio dalla funzione più emozionale, la funzione più spontanea, ha una capacità di elaborare i nostri pensieri, le nostre relazioni nei confronti delle altre persone. I 9 mesi prima della nascita sono assolutamente importanti, esattamente come i prossimi 20 anni. Quindi, sicuramente su tutta questa evoluzione ci vogliono degli stimoli, non è che il cervello cresca da solo. Quando siamo arrivati qua, però, non ci basta valutare qual è il volume, le circonvoluzioni, tutte queste. E questa è la tabella che noi adesso abbiamo, che funziona un po' come la gini-hypothesis. La prima di cui andiamo a parlare è l'iperico. I principi attivi di riferimento sono due, sono l'iperforina e l'ipericina, e sono a oggi si è visto essere i due principi attivi, i due composti fenolici, soprattutto dalla maggiore attività biologica. Il meccanismo d'azione è molto simile agli inibitori selettivi della serotonina. Poi in realtà negli anni 60 un certo Nikolaj Lazarev, che diede il nome di adattogeno, lui inventò questo nome adattogeno, infatti la radiola è la pianta adattogena per eccellenza, vuol dire che permette all'organismo di adattarsi meglio alle condizioni di stress. Diciamo l'ultima è la griffonia, che è la pianta forse di più largo utilizzo, che contengono in maniera molto semplice questo aminoacido, il 5-HTP, il 5-idrossitriptofano, che è il vero precursore della serotonina. Quindi,